Dottoressa, mi scusi, anche Galiotto scrive che non ha nessun indizio. Io, secondo me no, non è mio più il problema, perché tutti insieme sono stati mandati. Io per esempio, dottoressa, non l'ho ricevuto completamente, le ripeto. Ma perché quello a Scaffidi, lei cambia indirizzo? No, no, l'indirizzo è quello del comune, lei è quello ufficiale del comune, me la deve mandare, ma se non arriva... Ma quello l'ho mandato. Vabbè, dai, non c'è niente, chiamiamo, mandiamo in mandiamo avanti. A Galiotto pure, dottoressa, a Galiotto, rimandiamo. Dai, non ci perdiamo... Può capitare, magari insieme di linee. Non ci perdiamo d'animo, ragazzi, che finirà questa seccatura, tranquilli. Allora, ditegli al consigliere Galiotto che glielo ho mandato l'invito. Oggi ne abbiamo 21, vero? Sì, 21. A Palermo sì, dottoressa. E noi siamo a Palermo, va. Allora, possiamo fare 21. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Chi è che è entrato? Galiotto, Galiotto. Perfetto. Quindi l'avete ricevuto tutte. Possiamo chiamare l'appello? Sì, sì, sì. Ore 10:49. Armetta. Presente. Costantino. È presente. Presente. Si è perso. No, non lo vedo. Hai il microfono chiuso, vicepresidente. Sì, sì, vabbè, sì. Continuiamo. C'è il consigliere Umaga. C'è. Vicepresidente. Sì, sì, ci sono. Appello, dottoressa. Cusimano. Presente. Fiore. Fiore, entra. Aveva Fiore assente, sì. Galiotto. Presente. Gottuso. Presente. Ce l'hai l'altra. Megna. Presente, buongiorno a tutti. Puma. Consigliere Puma. Hai il microfono spento, consigliere Puma. Sì. Presente, qua sono, dottoressa, che c'è? E aveva il microfono spento. A valle. Presente. Scaffidi. Presente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Presente, tutti presenti tranne Fiore. Va bene. Presente. Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta e nomino ascoltatori Puma, Scaffidi, Cusimano. Se non ci sono osservazioni, gli scrutatori sono i nomi che ho citato. Allora, sulle comunicazioni mi ha chiamato poc'anzi il presidente, dicendomi che ieri ha avuto una riunione in videoconferenza e girerà una nota a tutti i capigruppo per alcune informazioni che devono pervenire entro domani, perché ha avuto una riunione con l'assessore Mattina e hanno stanziato dei soldi per il rilancio dei centri estivi 2020 e per il contrasto alla povertà, qualcosa del genere. Chiaramente non mi ha letto l'informativa, ma l'ha detto così in due parole, anche perché era in circoscrizione che c'erano i tecnici per vedere di sistemare l'impianto, perché non funziona l'impianto idrico, e quindi comunque vi arriverà a tutti i capigruppo una mail con i dati da fornire entro domani, così è stato detto in questa videoconferenza, e quindi questo vi dico. Poi, per quanto riguarda altre
abitazioni. Sapete che è stata chiusa la circoscrizione, alcuni dipendenti sono stati momentaneamente trasferiti per via del problema dell'acqua e altri saranno chiamati a lavorare in smart work. Io ieri ho sentito Brucato, lui pensa che entro una settimana, al massimo una settimana, il tutto potrà tornare alla normalità e che quindi ci sarà di nuovo la circoscrizione funzionale con i dipendenti che scenderanno così come hanno fatto in modo encomiabile in questi giorni presso la circoscrizione a lavorare anche le pratiche che in questo momento si arrestano perché è chiaro che molte cose da casa non possono essere elaborate. È un problema che noi abbiamo lamentato più volte. Si è arrivata a questa scelta drastica che è quella della chiusura, ma legittima, perché non credo che, come dicevo ieri, è normale che il personale deve poter andare anche in bagno. E molti avevano l'acqua nel bidone, altri nella bottiglietta, dico una cosa di terzo mondo. Comunque ormai sembra che sia in fase definitiva e che la scelta che ha fatto l'amministrazione, che è quella di chiudere, che la doveva fare già 20 giorni fa, se non un mese fa, penso che sia la strada migliore e garantire, come dire, a quei dipendenti la tutela della salute pubblica. E su, mi chiede la parola il consigliere Gottuso. Prego, consigliere Gottuso. Allora, per quanto riguarda la comunicazione fatta data dal presidente relativamente ai fondi che dovrebbero arrivare per la spesa, e praticamente vuole sapere l'assessore oggi per domani, cioè ancora non ci deve arrivare la mail, quindi dovremmo andarla a leggere, capire di che cosa si tratta e domani dargli una risposta. Questo appunto è alquanto stucchevole, se non aberrante, questa tipologia di cose. Come al solito è per dire che ci tengono in considerazione, ma non è vero che alla fine ci tengono in considerazione. È una presa, letteralmente una presa in giro, perché le cose oggi per domani è impossibile realizzarle, anche perché allora uno la manda ai capigruppo, è giusto che prima uno si confronta con il gruppo, non è che dall'oggi al domani gli deve arrivare la risposta. Queste sono le mie posizioni, pertanto per quanto ci riguarda, appena arriverà questa mail con i dovuti tempi che noi riterremo utili, brevi ma utili, daremo la nostra risposta, ma non può essere sicuramente oggi per domani. Sì, grazie collega Gottuso, io chiaramente condivido il ragionamento, l'ho detto anche al presidente, anche lui era sulla stessa linea. Io ho detto, come al solito, nelle 24 ore, quindi penso che sia già tutto delineato, perché ma forse neanche 24 ore di tempo abbiamo e vogliono la risposta. Questo lo diceva l'assessore Mattina, entro domani devono pervenire le risposte. È chiaro che poi uno si riunisce col gruppo, ma insieme formulano una richiesta oppure una proposta e quindi condivido questo pensiero. Vedo che non c'è nessun altro scritto a parlare sulle comunicazioni e quindi, dottoressa, procediamo con l'ordine del giorno. Approvazione verbale. Sì. Se non sbaglio c'era un verbale, vicepresidente, da approvare. C'è un verbale letto e mai approvato. Che verbale è? Di quale data, dottoressa? È il verbale del 26 febbraio 2020. E allora, gli scrutatori ci sono tutti? Verifichiamo se ci sono gli scrutatori. Sono Puma, Scaffidi, Cusimano. Presente Cusimano io. C'è. Puma manca. Manca Puma, sostituiamolo con la consigliera Megna. Se non ci sono osservazioni, abbiamo sostituito con la collega Megna. Sì. Quindi passiamo a votazione del verbale. Sta partecipando, presidente. Vabbè, già l'abbiamo sostituito. Già l'abbiamo sostituito. Quindi gli scrutatori sono presenti.
Votiamo il verbale per appello nominale, dottoressa. Allora, Armetta. Presente, favorevole. Costantino. Favorevole. Cusimano. Favorevole. Galeotto. Favorevole. Gottuso. Favorevole. E... poi che abbiamo? Favorevole. Presente, favorevole. Puma. Sandoval. Sandovalle presente favorevole. Scaffide presente favorevole. E Fiore assente. Quindi siete... il verbale è approvato. 9 presenti, giusto, scrutatore? Sì, 9 presenti. Ok. Sì, 9 presenti. Va bene. Il verbale è approvato. Abbiamo altri verbali, dottoressa? No, io non ne ho qua. Allora procediamo. Cosa abbiamo? Lei c'è l'ordine del giorno. Abbiamo le mozioni, giusto? Sì. Appena lei è pronta, mi dice l'oggetto della mozione numero 1, appena finisce di compilare quello che deve compilare. Perfetto, allora, mozione numero 1, abbiamo mozione a firma del consigliere Galeotto Giovanni, avente per oggetto installazione cassetta dell'acqua presso Piazza Mondello. Sì, quindi numero leggiamo 1. La mozione, dottoressa. La numero 1? Sì, sì. Scorriamo l'ordine del giorno. Allora, installazione cassetta dell'acqua presso Piazza Mondello. Premesso che il servizio erogato denominato Case dell'Acqua è una realtà attualmente consolidata che consta nell'erogazione gratuita di acqua potabile prelevata dall'acquedotto microfiltrata e deflorata, refrigerata, naturale e gassata ad un costo annuale simbolico, garantisce un impatto ambientale zero e un notevole risparmio economico ai cittadini, come già avviene in tanti comuni italiani. Grazie all'installazione di una casa dell'acqua, il comune potrebbe offrire tale servizio che permetterebbe di attuare una notevole riduzione dei rifiuti, in quanto le cosiddette bottiglie in PET costituiscono una delle principali componenti dei rifiuti solidi urbani con tutto ciò che ne consegue. Consumo di combustibile fossile per la produzione, smaltimento e inquinamento ambientale. Grazie all'installazione di una casa dell'acqua sarebbe possibile procurare un considerevole risparmio economico ai cittadini, in quanto solitamente il prezzo di vendita dell'acqua tramite questi strumenti è poco più che simbolico, ma sufficiente tuttavia a sostenere costi manutentivi dell'esercizio degli stessi. Le cifre di detti costi, che sarebbero a carico dei cittadini, sarebbero decisamente irrisorie, soprattutto se rapportate alla spesa media che ogni anno le famiglie sostengono per l'acquisto di confezioni di acqua in bottiglia. Esiste la concreta possibilità di dotarsi di cassette senza un significativo esborso da parte del comune, in quanto da una panoramica del mercato si può notare che molto frequentemente tali strutture sono installate e gestite dal fornitore del menuto. Del servizio idrico, oppure in altri casi il comune dà in concessione lo spazio a soggetti economici terzi che si occupano dell'installazione e della manutenzione dell'apparato in cambio del compenso ricavato dall'adesione al servizio. Per quanto sopra premesso e considerato, si chiede al Consiglio della Settima Circoscrizione di deliberare la presente mozione che impegna il Presidente di Circoscrizione, il Sindaco, la Giunta e tutta l'amministrazione comunale ad attivarsi al fine di realizzare nel minor tempo possibile una
Casa dell'Acqua, presso Piazza Mondello o in subordine in qualsiasi altro luogo della borgata succitata, ritenuto idoneo all'installazione della stessa. E del 22/10/2019 è firmata Giovanni Galioto. Consigliere Galioto, prego. Sì, Presidente. Presidente. Scusi, consigliere Galioto. Prego. Presidente. Prego, prego. Quando valli sono? Guardi, prego, poco prego. Fa sono uscito, ho problemi di connessione, Presidente, va bene? Va bene, va bene. Mi sentite per ora, no? Sì, sì. Sì, sì, ok, sì. Ok. Niente, le case dell'acqua, prego. Sì, Presidente, colleghi consiglieri, le case dell'acqua sono una realtà presente in tantissimi comuni d'Italia. Questa tipologia di viene perché è indirizzata innanzitutto per quanto riguarda un notevole riduzione dei rifiuti, in quanto tutti noi sappiamo che le bottiglie in PET sono una dei principali, costituiscono le principali componenti dei rifiuti solidi urbani, e quindi la mozione verte innanzitutto a un risparmio per quanto riguarda i rifiuti. E in secondo luogo, e non in secondo luogo, è importante perché si può dotare il cittadino di acqua potabile a un costo molto minore rispetto a quello comprato nelle botteghe, insomma. Niente, Presidente, questa è, spero che il Consiglio approvi la mia mozione. Ne ho già presentate altre in altre borgate della settima circoscrizione che sono già passate, nella speranza sempre che il Comune tenga in considerazione anche questa proposta. E niente, tutto qui, Presidente. Grazie collega Galioto, si è iscritto a parlare il collega Scaffidi. Prego collega Scaffidi. Sì, Presidente, colleghi consiglieri, no, validissima mozione, come dissi per le borgate in cui appunto abbiamo votato precedentemente la stessa richiesta fatta dal consigliere Galioto. Piazza Mondello, speriamo che quanto prima possa avere la sua casetta dell'acqua per appunto agevolare sia che i residenti del luogo, e spero che vengano montate in diverse zone della città appunto per tale motivo. Grazie. Grazie collega Scaffidi. Collega Megna, prego. Collega Megna. Collega Megna. Deve disattivare il microfono, consigliere. No, ce lo deve attivare. È uscita la collega Megna. È uscita. Va bene, magari se si ricollega. Ci sono altri interventi? Presidente, le faccio notare che manca il numero legale. E allora, dottoressa? Sì, sembra di sì. Sì, verifichiamo. Sì. 3, 4, 5, verifichiamo 4. Il numero legale per appello nominale, dottoressa. Sulla sostituzione della collega Megna come scrutatore. Allora, la sostituiva con chi casomai? No, prima verifichiamo perché manca il numero. Va bene. Allora, Armetta. Assente. Assente Armetta. Costantino. Presente. Presente. Sì. Cusimano. Presente. Delfina. Presente. No, non fare l'eco. Delfina, Galioto. Per favore, chiudi il microfono cortesemente. Galioto. Presente. Gottuso. Assente. Megna. Presente, scusate, ho problemi di connessione. Ma non avete votato, immagino, la mozione. No, stai no. Votando? Stiamo la presenza. Ok, sì, scusate. Stiamo il numero legale. La connessione va bene. Puma assente. 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 Sandovalle. Assente. Assente. Scaffidi. Presente, anch'io ho problemi con la connessione, mi dispiace. Ma siete sei però. No, siamo cinque. Siamo sei. Sì, siamo sei. Sì.
Ma Delfina, io non è possibile, siamo 5. No, 5 siamo, 5. Scusate, 5, dottoressa. Quindi siamo 5 e vista l'assenza del numero legale la seduta è chiusa. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Buongiorno. Giuseppina? Mi senti? Sì. Ma 5 erano. Ma e tu hai detto sì. Sì, 5. Senti, alle 11.07 vedi come orario. Ma perché Armetta era assente? Armetta era assente, sì. Come orario era 11. Aspetta che levo la registrazione. Aspetta un minuto. Delfino, un attimo.